Suscitano grande emozione, applausi, lacrime le immagini della liberazione del terzo gruppo di ostaggi israeliani, in gran parte residenti nel kibbutz di Kfar Aza. Dopo il massacro del 7 ottobre, molti dei 700 residenti sono stati accolti qui, a Shfa'im, al nord di Tel Aviv, una comunità ferita che per la prima volta si raduna per vedere queste immagini, uno spiraglio di speranza. Mentre i parenti sono negli ospedali ad accogliere gli ostaggi appena liberati, qui tanti amici vicini di casa sono dilaniati tra l'angoscia per gli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi e la gioia per chi è stato tratto in salvo. È una giornata emozionante per me, ma anche molto complicata. La mia migliore amica, Doron, è ancora sotto sequestro a Gaza, mi manca tantissimo. Tanta commozione, anche per la prima volta, un po' di speranza per una comunità, quella di Kfar Aza, segnata da 72 morti e 18 rapiti. Sono felice per i bambini e i nostri amici che tornano a casa, ma sono triste perché abbiamo 10 amici che ancora sono in ostaggio a Gaza e non abbiamo alcuna notizia di loro. In Gaza.